Amici sportivi, buon pomeriggio, Valerio Pavesi che vi parla dal campo di Vignolo. Ultima giornata del torneo delle contrade edizione 2017, annata 2009, si affrontano US Vignolo contro Aurora Pregnana. La formazione dell'Aurora Pregnana scende in campo con Marco Maio in porta, Borroni, Dubini, Cattaneo, Parini, Fagnani, Barbarito. La formazione dell'US Vignolo scende in campo con Gangà in porta, Ventura, Alamanni, Digilio, Canevarolo, Sias, Crivellari. Il numero 7 Lorenzo Digilio è pronto ed è in campo, tutto pronto, buona partita, partiamo! Dunque si dà il via a questa partita dell'ultima giornata del torneo delle contrade. Prima partita dell'annata 2009, US Vignolo contro Aurora Pregnana. Buona partita a tutti! Subito in avanti l'US Vignolo con Alamanni, il passaggio per Ventura, lo scambio con Sias, buono il pallone di ritorno ancora per Ventura, il tiro e la palla che sbatte clamorosamente sul palo. Prima occasione per l'US Vignolo, rivediamo. Si era liberato molto bene Ventura, ha provato la conclusione, legno pieno, brivido. Prova la reazione l'Aurora Pregnana, attenzione, sulla sinistra il tiro e la parata sicura di Gangai. Ottimo intervento dell'estremo difensore. E ancora l'Aurora Pregnana con Parini, il passaggio in mezzo, attenzione, c'è questo contrasto con Alamanni, poi il tiro di Parini che firma la rete del vantaggio. Aurora Pregnana che si porta sull'1-0. Rivediamo, ha tentato questa palombella che si è trasformata in gol clamoroso. In quadrato Lorenzo Digilio e dunque l'Aurora sorpresa è passata in avanti e ora prova ad insistere galvanizzata dal vantaggio, attenzione, la parata sicura in due tempi di Gangai e ora prova ad impostare Alamanni che perde palla, attenzione, parte il contropiede e c'è il recupero proprio del numero 6, la palla in angolo, ancora l'Aurora Pregnana con Parini, prova la conclusione, blocca Gangai, ancora l'Aurora Pregnana, c'è un altro intervento di Parini, poi Alamanni spazza via il pallone, ma attenzione, parte il contropiede, si allunga il pallone, ha provato a raggiungerlo Canevarolo, blocca Maio. Alessandro Sias prova a manovrare sulla sinistra ma recupera palla, ora Giacomo Dubini che prova ad avanzare, prova la conclusione e c'è la deviazione di Gangà in calcio d'angolo. Ora l'US Vignolo che prova a spingere ma recupera palla ancora Dubini, la palla sulla sinistra e c'è il tentativo bloccato in due tempi ancora da Gangai. Inquadrato Manuel Crivellaro e ora l'US Vignolo, attenzione, con Alamanni parte il lancio lungo, attenzione, c'è la deviazione, poi Maio blocca il pallone e ancora Alamanni prova il rinvio ma recupera il pallone Crivellaro, attenzione, prova la conclusione, c'è la parata di Maio in calcio d'angolo, ottimo intervento dell'estremo difensore. Rivediamo al replay, ha provato la conclusione da fuori Crivellaro, deviazione di Maio. Inquadrato Alessandro Sias, Aurora Pregnana che prova ad impostare, recupera palla alla Manni, attenzione alla palla ancora per Sias, prova il tiro e la parata di Maio. Manuel Crivellaro prova a controllare il pallone sulla sinistra, ha saltato molto bene Barbarito, si invola sulla fascia, parte il passaggio in mezzo, prolunga Sias per Canevarolo, gol! A lui il numero 8 Andrea Canevarolo firma il gol del pareggio. Rivediamo, fantastica azione da parte di Crivellaro sulla sinistra, prolungato Sias e poi la conclusione di prima che fa fuori Maio. E dunque finisce qui la partita US Vignolo Aurora Pregnana 1-1. Andiamo subito a collegarci sull'altro campo, ultima giornata del torneo delle contrade, seconda partita dell'annata 2009, US Vignolo contro USOB Bareggio. La formazione della USOB Bareggio scende in campo con Filippo Luca Villani in porta, Droghetti, Porta, Colombo, Sangalli, Palmisano, Spampinato, Dursi, Brancaccio e Curzi. La formazione dell'US Vignolo scende in campo con il numero 1 Stefano Perotti in porta, con il numero 7 Gelmi, con il numero 8 Grassi, con il numero 9 Esposito, con il numero 10 Tafuri, con il numero 11 Galli. Partiti! Seconda gara dell'annata 2009, ultima giornata del torneo delle contrade. In questo momento si affrontano US Vignolo contro USOB Bareggio.
Ricordiamo che la prima partita è finita 1-1 tra USB Ghignolo e Aurora Pregnana. Buona partita a tutti! Attenzione, c'è questo rinvio a spazzare la palla in avanti per Jacopo Gelmi. Attenzione, si trova da solo, ora Michael Grassi, il tiro e la palla che termina sul fondo. E ora Matteo Porta che prova ad avanzare. Attenzione, la conclusione, la parata di Perotti, sicura. Thomas Tafuri sul pallone, attenzione, perde la sfera, recupera palla molto bene Palmisano, il tiro, c'è il gol! Vantaggio del USOB, pareggio al quinto minuto, Riccardo Palmisano. Rivediamo, ha recuperato molto bene palla, superato Tafuri in velocità, non ha potuto nulla Perotti e dunque gol dell'1-0. USB Ghignolo che anche in questa seconda gara è passata in svantaggio ma recupera palla, ora Jacopo Gelmi che supera due avversari, gol! Jacopo Gelmi, 1-1, straordinaria rete! E questo è un autentico capolavoro, rivediamo, aveva di fronte due avversari, li salta entrambi, conclusione di prima, non può nulla, Villani! Dunque la situazione si è portata sul pareggio, recupera palla ancora Jacopo Gelmi, attenzione, supera in velocità Brancacqua, attenzione, gol! Incredibile, doppietta per Jacopo Gelmi, settimo minuto, azione da manuale del calcio. Dunque la situazione si è completamente ribaltata, Vighignolo che è passato in vantaggio, attenzione, parte questo lancio lungo per Palmisano... E c'è un grande gol! Il gol del 2-2 all'ottavo minuto! Rivediamo, risponde subito l'USOB, pareggio, palombella di Palmisano. Attenzione, prova ad avanzare sulla sinistra, Tafuri il tiro e c'è la parata di Villani. Ancora Tafuri che prova a manovrare ancora sulla sinistra, prova direttamente la conclusione, c'è la parata in due tempi da parte di Villani. Ancora il numero 10 che prova ad avanzare ancora sulla sinistra, parte il tiro di Esposito e c'è ancora un intervento da parte di Villani. Attenzione, parte il contropiede, recupera palla Gelmi, Gelmi e la palla che termina alta sopra la traversa, grande occasione. Attenzione perché ancora l'USB Ghignolo con Esposito, fa tutto da solo, Esposito prova il tiro e c'è il gol! Gol del 3-2! I Blues si portano in vantaggio, Manuel Esposito. Rivediamo, ha fatto tutto da solo, ha controllato molto bene il pallone. Prova il tiro da fuori, questa volta Villani non trattiene il pallone. Ancora Gelmi scatenato sulla sinistra, attenzione, si porta sulla fascia, Gelmi. Ancora il numero 7 che prova ad avanzare, saltati due avversari, il tiro! E c'è la parata in due tempi da parte di Villani. Ancora l'USV Ghignolo con Esposito, prova la conclusione, Villani, miracolo, traversa, incredibile! Poi spazzano via il pallone, incredibile, finisce il primo tempo, 3-2, USV Ghignolo in vantaggio su Bareggio. I giocatori possono finalmente dissetarsi, che partita ragazzi, parte la ripresa, attenzione ancora il numero 7, Jacopo Gelmi che prova ad avanzare, e ora Manuel Esposito si porta sulla sinistra, al tiro, e c'è la parata di Villani in calcio d'angolo. Grande partita del numero 7. E ora prova a uscire il Bareggio ma recupera palla ancora Gelmi che ha provato la conclusione che è stata respinta, poi il tiro di Tafuri e c'è il gol, incredibile, 4-2, 18° minuto, Thomas Tafuri. Rivediamo, ha provato un tiro che è stato deviato, non ha potuto nulla questa volta Villani. E dunque l'USB Ghignolo ora sta prendendo il largo ma ancora non è finita, attenzione Esposito, il tiro di Jacopo Gelmi, 21° minuto, 5-2. Il Vighignolo si porta a più 3, rivediamo, altra splendida azione di Esposito, conclusione di prima da parte di Gelmi, grande prestazione. USB Ghignolo che ora prova a dilagare, attenzione, parte un altro contropiede, la palla è per Galle, attenzione, si libera di un avversario, poi Gelmi e c'è il palo clamoroso! Scatenatissimo l'USB Ghignolo che prova ancora ad avanzare con Galli, la palla in avanti per Gelmi, ancora lui, la respinta e poi incredibile gol! È lui! Michael Grassi inquadrato Gelmi, ma questa volta il gol è di Grassi.
Pareggio che prova a uscire alla disperata, ma recupera palla ancora Tafuri. Attenzione, prova il tiro che diventa un passaggio per Gelmi e c'è un altro gol. Il gol del 7-2, 21esimo minuto, ancora il numero 7. Che partita, ragazzi, che partita quest'ultima giornata del torneo delle contrade. Attenzione, parte il contropiede, si invola Colombo verso la porta, il tiro e c'è il gol. Il gol del 7-3, 23esimo minuto, Davide Colombo. Grande soddisfazione anche per i giocatori comunque del Bareggio che ora provano ancora ad avanzare. Attenzione a un altro tentativo, c'è la parata dell'estremo difensore che devia in rimessa laterale. E finisce qui la partita, Vichignolo che vince 7-3 su Bareggio. Dunque siamo arrivati alla bellissima premiazione, arriva alla fine anche quest'anno il torneo delle contrade organizzato qui a Vichignolo, grandissima manifestazione. Guardate quante persone erano presenti sugli spalti, presente questa sera anche il sindaco di Settimo Milanese, Sara Sant'Agostino. Diamo la parola al presidente Riccardo Tarquinio. Ringraziare tutti i volontari, tutti i dirigenti, la parte tecnica, il dietro le quinte, c'è stato uno sforzo per 5 settimane veramente importantissimo e quindi grazie di cuore a tutti. Lascio la parola al sindaco che è venuto a trovarci per fare due parole, perché il nostro territorio comunque è importante essere supportati anche dal comune, quindi il sindaco è venuto a trovarci, quindi lascio la parola a lei. Grazie a tutti. Io ringrazio da parte dell'amministrazione comunale il torneo delle contrade, chi ci ha messo anima e corpo per queste 5 settimane, perché se è un bel torneo ed è molto partecipato è perché davvero c'è qualcuno che ci crede e che lo porta avanti. Per cui davvero il grazie dell'amministrazione comunale va a tutte le persone che si sono impegnate in queste 5 settimane. Ai piccoli che hanno giocato, e ai grandi che li hanno accompagnati. Allora io vi saluto con questa frase che in realtà ho già detto in 2 occasioni quest'anno e la dico ai bambini, poi magari mi ascoltano anche i grandi, ma vediamo se lo faranno. Allora io dico che loro corrono insieme dietro un pallone, c'è chi insegna a questi bambini a correre insieme dietro un pallone e tendenzialmente si corre dietro a un pallone insieme per vincere. Allora imparate, bambini, bambini, imparate a correre insieme incontro alla vita, perché è la cosa di cui avete bisogno, perché da soli non si va da nessuna parte, per cui imparate davvero a stare insieme, a correre insieme verso la vita, voi accompagnati dai vostri genitori. Buona estate a tutti. Noi siamo ritornati in promozione! Siamo arrivati alla consegna delle coppe per i giocatori. Pubblico entusiasta al campo di Vichignolo. Viene chiamata l'annata 2009. Ed ecco che i giocatori ritirano il loro premio, ampiamente meritato. Dunque siamo arrivati al termine della manifestazione, ultima giornata del torneo delle contrade. Vicky Channel vi ringrazia ancora una volta per la visione, vi ricordiamo di iscrivervi al canale Valerio Pavesi youtube.com, vi ricordiamo di seguire la pagina ufficiale dell'US Vichignolo su Facebook. Grazie a tutti e alla prossima partita.